Io sono Mila e il mio animaletto magico Morphle può trasformarsi in qualunque cosa io voglia! Sì, grazie Jollyfant! Ora basta gelato! Gelato! Morphle, trasformati in un bulldozer! Così potremo pulire questo gran disastro di gelato! Ora Morphle non può trasformare! Morphle troppo pieno! Jollyfant non si ferma, continua a fare gelato! Oh, non so più dove metterlo ormai! Già! E non fa per niente bene alla salute di Morphle! Forse la soluzione è trovare qualcosa di utile da far fare a Jollyfant! Ok, Jollyfant! Mostra a Giraldo quello che sai fare! Cosa ne dici, allora? Ti andrebbe di farti dare una mano dal nostro abile amico Jollyfant? No! Perché così è troppo facile! La Giraldo Gelati non è una fabbrica di distribuzione di gelati! Io mi considero un artista! Guardate! C'è un incendio in quella casa! Ma al pompiere è finita l'acqua per spegnere il fuoco! E Morphle non può ancora trasformarsi! Non ce la fa perché ha mangiato troppo gelato! Jollyfant, usa il tuo gelato per spegnere l'incendio! Wow! Forse il nostro amico Jollyfant può essere molto utile ai vigili del fuoco della città! Sei stato bravissimo! Lo sai, sei un vero eroe! Un eroe? Mi ci vorranno giorni per pulire questo disastro! Temo che il signor Vandibus abbia ragione! Mi dispiace non aver trovato il lavoro e il posto giusti per te, amico. Ma non ti preoccupare. Avremo sempre un posto tutto per te al Magic Pet Store. C'è nessuno? Buongiorno. Salve! Cerco un animaletto magico che possa venire a rallegrare i bambini dell'ospedale. Morphle, coraggio, trasformati in un elicottero! Ciao, Jollyfant! C'è un coccodrillo tra le mie mele! Aiuto! C'è uno squalo! Ah!
Eh? Ecco a te il trofeo della vittoria! Oh no, aiuto! Dobbiamo annaffiare il nostro bellissimo giardino, ti va, Sparky? Aspetta un secondo, questo non è un tubo da giardino, è un... serpente! Adesso siamo i banditi di animali spaventosi, quindi rubiamo animali spaventosi e li liberiamo in città. Ma Stein, io pensavo che noi... Liberiamo la tigre, forza! Correre ad aiutarle, Morphle! Morphle? Morphle non può aiutare! Ha paura della tigre! Anche a me quella tigre fa molta paura, Morphle! La tigre è un animale pericoloso! Ma tu non dovresti averne alcuna paura, non credi? Perché potresti trasformarti in qualcosa di enorme! Così sarà la tigre ad avere paura di te! Che ne pensi? Sì! Forse io so cosa potrebbe far paura a una tigre. Oh, guarda! Un gigantesco T-Rex! Morphle ha ancora paura! Lo capisco, ma dovresti affrontare la paura, perché se affronti le cose con coraggio, poi non ne avrai più timore! Grazie, Morphle! Andiamo a spaventare anche gli altri animali pericolosi, così se ne andranno via! Cosa? Li senti anche tu, Morphle? Questi spaventosi animali stanno costringendo tutti gli abitanti della città a restare chiusi in casa, così che noi potremo portare a termine il vero piano. Già, perché noi in realtà siamo i banditi della frutta. Una mela al giorno toglie il medico di turno, si dice. Perciò se mangiamo tutta la frutta della città, non dovremo mai più andare dal dottore nella vita. Oh, andare dal dottore mi ha sempre terrorizzato. Dobbiamo fermare i banditi. Trasformati in un grandissimo coccodrillo. Un enorme, spaventoso coccodrillo. Banditi, non c'è bisogno che rubiate tutta questa frutta. Anch'io avevo paura del dottore, ma ci sono andata lo stesso. E adesso ci vado senza timore. Il dottore è mio amico. Perché se affronti le cose con coraggio, poi non ne avrai più paura. Davvero? Buongiorno, eccomi qua. Per favore, venite con me. Il dottore non fa affatto paura, Stein. Morphle, trasformati in un grande camion. Dobbiamo portare queste macchine da costruzione al nuovo cantiere della città. Andiamo al nuovo cantiere, forza Morphle! Ha ha!
Non succede questo nella mia città. Siamo arrivati. Eccoci al nuovo cantiere. Ehi, c'è anche un altro camion qui, signore. Già, è l'unica macchina che non abbiamo dovuto trasportare. È venuto per conto suo, sai? Si tratta di un camion dei rifiuti robot che abbiamo avuto dal professor Song. Ciao, mi ricordo di te. Costruttore Lawrence, le tue macchine sono scivolate via dal camion e stanno seminando il caos totale nella mia città. Oh, non è possibile! Il camion è del tutto vuoto! Come risolviamo questo disastro? Morphle e il camion dei rifiuti robot potrebbero cercare le macchine scivolate via! Sì! Questa è un'ottima idea! Morphle, trasformati anche tu in un camion dei rifiuti! Di fare un gioco, chi riesce a portare più macchine qui al cantiere vince! Ok, Morphle, troviamo tante macchine, forza! Il camion dei rifiuti robot è già riuscito a trovare una macchina, ma saremo noi a trovare la prossima! Guarda, Morphle! Quelle persone sono intrappolate nel cemento! Morphle, trasformati in un martello pneumatico! Banditi fanghigliosi. Adesso siamo i banditi demolitori. Siamo molto impazienti di demolire quella bella casetta. No! Questa è la nostra casa. Morphle, trasformati in un robot. I banditi demolitori torneranno a colpire, vedrete! Tranquilli, vi aiuteremo a ricostruire la vostra casa. Coraggio, smettiamo di giocare e mettiamoci al lavoro! Ecco voi, signori. Come avete chiesto, ho costruito un'orda di robot. Perfetto!
Sono felice che ne abbiate ordinati così tanti, ma perché cosa ne avete bisogno, se posso chiedere? Niente di speciale, professore. E per favore, continui a costruirne altri per noi! Ah! Mila! Oh? Devi ridarmi subito la mia macchinina! La tua macchinina? Ma io non ho la tua macchinina, Troy! Certo che ce l'hai tu! Ti ho visto prenderla prima! Se non me la ridai immediatamente, corro a casa tua a dirlo a tuo padre! Mila non ha tua macchinina! Va bene, io vado, mi dispiace! Troy, aspetta! Oh, eccoti qua, Mila! Poco fa stavo andando ad una riunione importante quando tu mi hai lanciato del fango! Io non farei mai una cosa del genere! Devo andare a casa a cambiarmi ora, ma non illuderti di cavartela così, signorinella! Non ti sembra un po' strano, Morphle? Dobbiamo scoprire che cosa sta succedendo! Vorrei che ti trasformassi in un elicottero! Morphle, guarda! Oh, Mila, combina guai! Morphle, quella non sono io! Io sono qui con te! Quello è sicuramente un robot! Dobbiamo seguirlo, Morphle! Forse ci serve una calamita! Adesso portiamolo alla prigione! Il poliziotto Freeze saprà occuparsene meglio di noi! Poliziotto Freeze! Abbiamo catturato un robot che combinava guai in giro! E immagino sia uguale a questo! Cosa? Ma quanti robot ci sono? Professore, ci servono altri robot! Sto facendo il più in fretta possibile! Sono sicura che i robot siano andati da questa parte! Sì, sono tante mila! Forza, adesso vai a prenderci dei gelati. Ok. Dobbiamo prendere quel telecomando, Morphle. Mi è appena venuta un'idea. Vieni con me. Guardate, c'è Morphle. Morphle? Morphle. Prendetelo! E tu dove stai andando, robottino? Ma cosa? Oh. Coraggio, robot! Acciuffate i banditi! No! Oh. No! Oh. Come al solito c'eravate voi due dietro. Staremo un po' stretti qui, non è vero, Stein? Levatevi dai piedi, robot! No, poveri noi! Guarda, Morphle, si fa così! Non preoccuparti, Morphle. Prima o poi ci riuscirai. Però mai bene come questo piccoletto. Lui è Boba, un nuovo animale magico. Boba adora fare le bolle. Direi che ribolle di contentezza quando le fa. Wow! Visto? Sembra divertente! Oh, sì! Boba, siamo un po' troppo in alto! Non riesco a uscire!
Trasformati in qualche cosa di grosso! Ah! Autocarro! Ora Morphle salva Mila! Ma Mila? Oh! Oh oh! Ah! Ma che sta succedendo? Oh no! Aiuto! Voglio scendere! Morphle arriva! Oh! Wow! Oh! No! Oh? Oh. Che piove dal cielo! Oh, tesorino! Oh. Eccoti qua, Boba! Ascolta, non puoi racchiudere tutto quanto dentro alle tue bolle. Stai causando un sacco di problemi! Non nella mia città! Papà! Oh? Oh. Morphle! Puoi far scoppiare la mia bolla? Oh! Salvo! Grazie, Morphle! Tu hai visto Mila? Io credo che sia volata di là! Piuttosto che volare in una bolla, meglio andare sulla mia volante. Ascolta, la prossima volta che ti scappa di far bolle, avverti, così scappiamo anche noi. Cosa? Guarda, Morphle! Per tutte le provette, aiuto! I ladri dei regali di Natale hanno usato la mia macchina del tempo per rubare un T-Rex dal passato! Non vogliamo più essere i ladri dei regali di Natale! Adesso noi siamo i ladri del dinosauro! Morphle, trasformati in un'auto della polizia! Bene, signori, bentornati nella mia città. Guarda, Morphle, il T-Rex si è ferito a un ginocchio. Morphle, ti devi trasformare in un'ambulanza. Una grande ambulanza per dinosauri. Thank you.
Non credo che questo sia della taglia giusta. Morphle, trasformati in una gru! Bisogna farlo visitare da un dottore. Morphle, allora trasformati in un'ambulanza! Andiamo, presto! Ah! Oh no! C'è un ingorgo stradale! Morphle, passaci sopra! Sì! Così va bene, Morphle, ma a me è appena venuta un'idea migliore! Morphle, ora trasformati in un'ambulanza volante! Grazie mille per aver portato Troy all'ospedale, Mila e Morphle. Sa, quando sarò grande, anch'io voglio diventare un medico, così potrò aiutare le persone a stare meglio, proprio come lei. È ammirevole, Mila, ma voglio dirti un segreto. Io non aiuto solo le persone. Sono anche il dottore che cura tutte le creature mitologiche che vivono in città e nei dintorni. Mi sarebbe di grande aiuto poter usare questa magica ambulanza per visitare i miei pazienti mitologici. Certo che può usarla! La prima fermata è l'isola Stella Marina. Il prossimo è il gigante della montagna. Eccolo, sulla cima! Riproviamo, Morphle. Come facciamo ad avvicinarci al gigante? A me è venuta un'idea! Morphle, aggiungi due motori a turbo elica all'ambulanza! Ecco! Grazie per l'aiuto, Morphle è stato grande. Oh no! Temo che facendoci da ambulanza si sia preso l'influenza da un paziente.
Povero Morphol! La prego, faccia qualcosa per farlo guarire, dottore! Gli do immediatamente la medicina. Ma il resto è compito tuo, Mila. Perché le cose di cui Morphol ora ha più bisogno sono amore e coccole. Io e papà ti abbiamo preparato una bella zuppa. Tieni. Ora ti leggo una storia. C'era una volta un'ambulanza rossa che correndo a curare i malati si prese l'influenza. Ma il dottore le diede la medicina e in un battibaleno la coraggiosa ambulanza tornò ancora più in forma di... Robo Freeze ha 4 impostazioni: spento, tollerante, severo e molto severo. Ma forse sarebbe meglio non impostarlo mai su molto severo. E perché no, professore? Nessun problema. Ora vediamo che cosa è capace di fare. Voi mi sembrate bravi bambini. Ora vediamo come se la cava coi criminali. I banditi continuano a causare un sacco di guai e mi servirebbe proprio una mano al lavoro. Morphol, trasformati in un'auto della polizia. Perfetto! Ti ricordi del guinzaglio per il cane? Oh, mi scusi, signora agente. Passi una buona giornata, giovane signorina. Oh, bella, ringrazio. Fate attenzione a non schiacciare i fiori con la palla. Non nella mia città. Devo farvi la multa. Cosa? C'è qualcosa di strano. Robo Freeze deve essere stato impostato per sbaglio su molto severo, guardate! Prende una multa perché camminava sulle aiuole. Ma io non stavo camminando sulle aiuole. L'avrebbe fatto prima o poi. Come? Dobbiamo fare in modo di reimpostarlo. Sì! Seguiamolo, Morphol! Questo è inaccettabile! Deve essere fermato in fretta! Ma come? Io forse ho un'idea! Dobbiamo cercare di attirare il Robo Freeze verso di noi! Morphol, trasformati in un megafono! Sto per mettermi a camminare sulle aiuole! Ferma! Stai per prendere una multa. Vai ora, Morphol! Phew! Ce l'avete fatta, Mila e Morphol? Oh, no! Ho paura che due Peter Freeze siano davvero un po' troppi.
Purtroppo non ho tempo ora, Mila e Morphle. Ti prego, papino! Più tardi, ve lo prometto. Evviva! Zia Augustine! Buongiorno, tesorini. Guardate cosa ho trovato in soffitta. Ma chi sono? Siamo io e il tuo papà quando eravamo bambini. Eh? Dopo le do un'occhiata. Ora ho troppo da fare. Puoi tenerla. Il passato ormai è passato. Ci vediamo. Grazie, zia. È bellissima. Papà! Già. Papà da bambino era buffo. Il passato ormai è passato. Ma noi possiamo usare il magico fratello Time per tornare indietro. Fratello Time, ti prego, riportaci ai tempi in cui papà era un bambino. Oh, guarda! Quello è papà da bambino e ha bisogno di aiuto. Morphle, trasformati in una scavatrice per liberarlo dalla sabbia. Ti ha trovato! Ehi! Stavo giocando a nascondino. E adesso ho perso! Scusa, papà! Cosa? Io sono Luis. E io la sua sorella maggiore, Augustine. Come vi chiamate? Io sono Mila e lui è il mio animaletto magico Morphle. Può trasformarsi in qualunque cosa. Caspita! Fantastico! Davvero mai visto! Guardate questo! Vai! Posso provare anch'io? Sì! A che cosa giochiamo? Che ne dici di nascondino, Luis? Voglio dire, papà? È sempre stato il mio preferito. Via! Quanto mi piace andarmene in giro a consegnare regali! Oh, oh! Non è che mi starò ammalando! Achoo! Che cos'è stato? Oh no! Guarda! Achoo! Oh no! Oh, Morphle, trasformati in un razzo! Achoo!
Cambiamo! Adesso trasformati in un elicottero! Grazie, Mila e Morphle! Babbo Natale! Ma che cosa ti è successo? Ecco, la mia magia natalizia fa degli strani scherzi quando starnutisco e... Temo di avere il raffreddore. Devo ancora consegnare soltanto gli ultimi regalini. Mi dareste una mano? Ma certo! Morphle, trasformati in una slitta! Grande! E ora in volo! Bene, ascolta, questo pacco va infilato dentro a quel caminetto. E questo pacco invece nel camino più avanti. Grazie, Morphle. Ed ecco fatto! Evviva! Morphle e Mila, voglio ringraziarvi di cuore per il vostro prezioso aiuto! Di niente, babbo! Puoi dormire qui questa notte, intanto che ti passa il raffreddore! Sì! Grazie, Mila e Morphle! Siete davvero molto gentili! Buon Natale, caro babbo! Buon Natale! Non crederete che mi sia dimenticato dei vostri regali! Buon Natale a tutti! Wow! Bello! Yuhu! Sono così impaziente di avere di fronte i dinosauri del Dino Park! Forte! Cosa c'è, Troy? Io ero sicuro che potessero muoversi come dei veri dinosauri. Sarebbe bello. E Mimi, puoi portarlo tu in vita? Dinotastico! Caspita, così mi piace! È favoloso! Che succede? Oh no! I dinosauri sono scappati! Dobbiamo riprenderli prima che distruggano la città! Usiamo le ricce trasmittenti! Anchilosauro trovato! Ehi, Bella! Ci vieni al Dino Park con me! Mila! L'anchilosauro è qui al parco giochi! E sta facendo tutto a pezzi! Arriviamo! Non nella mia città! È rimasta incastrata. Probabilmente voleva soltanto giocare. Morphle, trasformati in una palla. Palla! Prendi se sei capace. Mila, il T-Rex è al negozio di giocattoli.
Mila, mi serve il tuo aiuto per prendere un ladro. Davvero, agente Freeze? E come mai non è in grado di catturarlo da solo? Perché è un pterodattilo. Oh, arrivo subito. Morphle, trasformati in uno pterodattilo. Sì! E vai! Ehi! Morphle, trasformati in un elicottero! Sì! Ne ho avuto più che abbastanza di dinosauri. Vi acciufferemo sempre. Fareste molto meglio a smetterla di comportarvi male. Ah, se solo avessimo anche noi un nostro morfo. Guarda, compare. Ehi, Orful, mi è venuta una grande idea! Sì! Una scimmia? Ridammi la macchina fotografica! Non è fantastico? Sì, un vero portento. Cosa? Voi come siete usciti di galera? Non nella mia città. Oh no, ci segue l'agente Freeze. Nessun problema. Orphle, trasformati in un dinosauro! T-T-T-T-T-Rex! Oh no! Non male, ma speravo in un dinosauro un po' più grande! Che cos'è tutto questo? Oh no! Avresti potuto impilare le auto un po' meglio, Orphle. Morphle, trasformati in un elicottero! Grazie, Morphle. I banditi e la loro scimmia mi hanno derubato e poi sono scappati via. I banditi sono scappati con una scimmia? Dobbiamo correre a riprenderli, Morphle! Oh, anche quei banditi hanno usato una grossa gru. Anche loro avevano una gru. Questo è molto strano. Grazie, Morphle. Guarda! I banditi! E c'è anche Orphle con loro. Fermatevi, banditi! Oh, sono Mila e Morphle. Ma noi abbiamo Orphle. Trasformati in qualcosa di grosso! Non potevi diventare qualcosa di più grosso? Non così di colpo! Ci hai fatto quasi cadere! Fa attenzione! Ha ha ha!
lento! Qui dentro si sta troppo stretti. Già, diventa più spazioso, Orfol. Basta! Aiuto! Orfol non gioca più con banditi. Ecco cosa succede quando ci si comporta male, banditi. Hai visto, Morphle? Quanti dinosauri, come sono belli! Wow! Ah, Mile e Morphle, che ne pensate del nostro nuovo parco dei dinosauri? Parco dei dinosauri? Sì! Il professor Rashid e io abbiamo pensato di trasportare i dinosauri nella nostra epoca, perché siamo certi che i dinosauri piacciono a tutti. Ho ragione, vero, piccolino? È vero, ha ragione. Ma non sono un po' pericolosi? No, tranquilla, questi sono inoffensivi. Non mangiano certo le persone. Non c'è problema. Comunque, questo T-Rex è effettivamente... Lui non sembra così inoffensivo. Non preoccupatevi, si trova all'interno della gabbia più sicura al mondo. Ma non bisogna mai toccare questa leva, perché serve ad aprirla. Guardate. Cosa? La leva è rimasta bloccata! Scappate, mettetevi al riparo! Coraggio, Morphle! Trasformati anche tu in un T-Rex in fretta! Spedito nel passato. Mila, altri due dinosauri sono riusciti a fuggire in città. Se li riportate qui, posso rimandare anche loro indietro nella loro epoca. D'accordo. Su, avanti, Morphle. Ho bisogno che ti trasformi in un elicottero. Fermati, per favore! Non è un albero da mangiare! Ho l'impressione che abbia molta fame. Magari potremmo provare ad attirarlo con uno spuntino. Trasformati in un robot! Ora prendi quell'albero! Fiu! Ne rimane soltanto uno. Credo che stia succedendo qualcosa di strano fuori dal parco. Togliti di mezzo, amico. È molto forte, ma non tanto forte quanto te, Morphle. Trasformati in un bulldozer! Ehi, tu! Adesso puoi raccoglierlo, Morphle! Vi ringrazio, Mile e Morphle. Senza di voi sarebbe stato un pochino più difficile. Lavoro magnifico, davvero! Ma ora cosa facciamo col parco? Ha un'atmosfera piuttosto noiosa senza i dinosauri. Allora, che ne pensa dell'idea di organizzare un picnic? Sì, un picnic! Insieme ai dinosauri! Buongiorno a tutti!
Siete pronti a viaggiare sulla macchina del tempo con noi? Stiamo per andare ad esplorare l'era in cui vivevano i dinosauri! Oh, dinosauri! Oh, ci sono moltissime diverse specie di dinosauri e oggi cercheremo di studiarle tutte. Morfo felice! Eccoci, ragazzi! Siamo nell'era dei dinosauri! Guardate! Oh no! Quelli sono dei velociraptor! I velociraptor sono dei dinosauri piccoli ma molto pericolosi! Oh! Per tutte le provette, che paura! Ho rischiato grosso! Grazie mille, Morphol! Morphol! Forza, trasformati in un Gallimimus! Wow! Il Gallimimus era uno dei dinosauri più veloci esistenti al mondo! Sei stato grande, Morphol! Guardate chi c'è laggiù! Quello è un branco di argentinosauri! Sono dinosauri enormi! Ma mangiano soltanto piante! Oh no! Dobbiamo andare a salvare quell'uovo, Morphol! Trasformati in uno pteranodonte! Adesso dobbiamo trovare la madre dell'uovo che abbiamo salvato. A me non sembra un uovo di argentinosauro, sapete? No, guardate! Lì ci sono uova di argentinosauro e sono del tutto diverse. Continuiamo a cercare. C'è un triceratopo! I triceratopi hanno tre corni molto affilati. Oh, un dolcissimo cucciolo di triceratopo! Ma guardate! Quelle uova sono diverse dall'uovo che abbiamo salvato! E dunque questo non è neanche un uovo di triceratopo. Molto interessante! Wow! È un vero pteranodonte! Sta cercando di allontanarci dalle sue uova! E guardate! Quelle uova di pteranodonte non somigliano affatto a quello che abbiamo noi! Morphol, vogliamo via da qui! Presto! Quelli sono anchilosauri! Se colpiscono con la punta della loro coda, possono fare molto male! Guardate il guscio del loro uovo! Anche quello è diverso da quello che abbiamo salvato! Possibile che ci siano dei coccodrilli nell'era dei dinosauri? In realtà i coccodrilli sono una specie molto antica e perciò esistevano già nell'era in cui c'erano i dinosauri. Wow! Però guardate, anche le uova di coccodrillo sono diverse da quello che abbiamo noi. Oh, comincio ad avere paura che non troveremo mai la madre di quest'uovo. Quello è uno spinosauro! Vuole attaccarci! Scappiamo!
credo che abbia voglia di mangiarci. Ma che cosa vorrà allora? Ho capito! Vuole avere il nostro uovo! Lo spinosauro è proprio la madre di questo uovo! Phew! Ho avuto molta paura! Grande intuizione, Mila! Hanno rubato il puntale dell'albero e la sfortuna vuole che l'agente di polizia Freeze sia andato in vacanza. Oh, che guaio! Ah! Vacanza fuori città! Sì, signore! Ah! Possiamo provare noi a risolvere questo giallo! Morphle, trasformati in un cane poliziotto! Oh! Città. Ah, delle impronte! Vediamo dove ci portano! Io la vostra sciocca decorazione, ma mi congratulo con chi l'ha presa, perché io detesto il Natale. È una festa per bamboccioni sdolcinati. Siamo appena stati in piazza, ma non abbiamo preso il vostro puntale. Oh, no, no, ci scomodiamo esclusivamente per roba di valore. E il nostro bottino questa volta è un grosso mucchio di neve. Dove può essere finito il puntale? Guarda, Morphle, l'hanno portato via i pirati! Trasformati in un'auto della polizia! E vai! Ah!
guardali! Io detesto il Natale! È da sdolcinati! Giusto, Pirata Phil? Oh, ecco, veramente, Pirata Maurice, io... Che vuoi dire? Spiegati! Ecco, io, visto che è Natale, ho pensato... di farti un regalo. C'è scritto... Miglior capo per sempre. Ehi, quello non è il puntale dell'albero! Oh, non so proprio cosa dire. Non ho mai ricevuto un regalo di Natale prima d'ora. Buon Natale, Pirata Maurice. Buon Natale, amico Pirata Phil. Oh, oh no! Quella gazza ha rubato il regalo di Natale del pirata! Marco, trasformati in un elicottero della polizia! Vedi, quella è una gazza e le gazze sono attirate dagli oggetti luccicanti. Oh! Gazza triste! Già! Aspetta, mi è venuta un'idea! Se alla gazza piacciono gli oggetti che luccicano, basta trasferire il suo nido sull'albero di Natale. Le montagne russe più incredibili del mondo! C'è un giro della morte, curve strette e una risalita altissima! L'unico problema è che... Bisogna essere alti fin qui per salirci! Ta-da! Forse io conosco un certo scienziato che potrebbe risolvere il problema! Questo siero ti farà diventare adulta. Ma sei proprio sicura di essere pronta per questo, Mila? Assolutamente sì! Beh, allora procediamo! Oh, Mila ora grande! Mila, sei proprio tu? Oh no, sono la zia di Mila. Wow, vi assomigliate parecchio. Comunque, sei grande abbastanza, potete andare. Sì! È stato bello! È stato meraviglioso! E ora che sono cresciuta, posso fare tutto ciò che voglio! Come cresciuta? Andiamo, Morphle! Qualcuno vuole cavalcare il delfino? Io! Anche io! Mi dispiace, signorina, ma tu sei grande, troppo grande per questo delfino! Oh... Hm?
Voglio far finta di essere una maestra, Morphol! Mi dispiace, signorina, ma non le è permesso entrare! Io sono la zia di Mila! Oh, ho sentito che era in città. Piacere di conoscerla, ma ecco, vede, Mila non è qui. Devo tornare in classe al più presto. Salve! Ah. Non credevo che essere un'adulta fosse così noioso e difficile. Questo è un parco giochi per bambini, signorina. E io ho il dovere di farle una multa. Oh, mi spiace, signore, ma non posso pagarla. Vede, io non ho dei soldi. E allora le suggerisco di trovarsi un lavoro. Basta così! Ho deciso che non voglio più essere un'adulta, sono stufa! Sei proprio sicura di voler tornare a essere una bambina? Non sono mai stata così sicura in vita mia! Mila, Mila, l'hai saputo? Saputo che cosa? Stanno costruendo delle nuove montagne russe. Stavolta bisogna essere ancora più grandi. Andrò a vederle. Non vuoi diventare di nuovo grande per salirci? No, per favore. Essere un'adulta non è per niente divertente come pensavo. Perciò ho intenzione di giocare e restare bambina per tutto il tempo possibile. Ce l'hai? Acchiappami! Dove scappi? Torna qui! Che inizi la gara delle mongolfiere, Morphol! Sì, gara! Il primo che arriva alla spiaggia vince questa coppa fantastica! La voglio! Voglio quella coppa, zio Yorn! Partecipiamo alla gara e vinciamola! Ah, ah, ah! A questa gara sono ammesse solo ed esclusivamente le mongolfiere! Eh? Rubiamo una di quelle mongolfiere e poi vinciamo la gara! E il trofeo sarà nostro! Già! Ehi! Tornate qui! Marchi! Marchi! Cosa? Ma che succede? Oh! Oh no! Il bandito sta sparando piselli alle mongolfiere! Oh oh! Aiuto! Morphol, trasformati in un aeroplano per salvare zia Augustine! Le eliche sono troppo potenti! Morphol, trasformati in un cuscino! Ci picchia quel cattivone di un bandito! Adesso tocca a te vincere la gara! Metticela tutta! Grazie.
Bravi! Siamo quasi al traguardo! Sì! E i vincitori sono Mila, Morphol, Felipe e... Barky? Barky! Oh, ero preoccupato. Aspetta, dov'è la mia mongolfiera? È costata una fortuna! È stata tutta colpa tua! Uffa, non è giusto. Ci può trasformare in animali magici! Forti! Può trasformarci anche in Morphol! Facciamo una gara! Chi riesce a saltare più in alto ha vinto! Dai! Trasforma in Morphol! Ma che cosa succede? Ah, grandioso! Trasforma in elicottero! Aiuto! Non mi controllo! Sì! Morphol vince! Questo è un bel guaio! Coraggio, seguiamoli! Volare! Non è facile! Trasformati in un aeroplano, April! Morphol, trasformati in un materasso! Trasforma in rimbalzina! Tranquilli, ci passo io! Sono un supereroe! Presto, Morphol! Trasformati in un aeroplano! E ora all'inseguimento di Orphol con la sua rimbalzina! Trasforma autocorsa! No, Orphol! Voglio diventare un robot questa volta! Ops! Chiedo scusa! Amici, ho un'altra idea per catturarlo! Lavoriamo insieme! Morphol, trasformati in una gabbia! Non nella mia città! No! Sì, ce l'abbiamo fatta! Voi due state creando troppi problemi!
problemi in città. Oh, mi dispiace, Mila e Morphle. È meglio che Morphle sia uno solo. Puoi farci tornare noi stessi, Glitterpot? No! E pensare che mi stavo divertendo così tanto! Barky! È stato bello! Ma essere Morphle è troppo difficile! Preferisco essere di nuovo io! Al mondo deve esserci un Morphle e una April! E vi amo tutti e due! Nuvola è così carina! Vedrai che vincerà il premio come pecora più soffice, Felipe! Lo spero proprio! Mila e Morphle, la potreste spazzolare mentre penso ai maiali? Certo! Lei adora giocare nel fango, ma non permetteteglielo! Deve rimanere bella, soffice e pulita! Ehi, torna qui! Morphle, trasformati in un cane pastore! Benvenuti al concorso per la pecora più soffice di Pettisburg! Sì! Che vinca il migliore! Oh no! Wow! Nuvola, torna indietro! Mi dispiace! Io so come recuperare tutte le pecore! Morphle, trasformati in un vestito da supereroe! E Orphle, trasformati in un vestito da supereroe per Felipe! Supereroe! Alla ricerca delle pecore! Ma come funziona? Eccone una! Ehi! Non dare fastidio al mio cagnolino! Pecora! Shh! Non farti sentire, Morphle. Le pecore non amano il chiasso. Oh, fermo! Il vincitore del concorso per la pecora più soffice di Pettisburg è... Il vincitore è... Nuvola! Una per te, Atmo. E Mimi. Aquali. Ha ha ha!
buona, Papa Orful! Mi spiace, Dabbler, oh, è l'ultima scatola di biscotti per animali magici! Grande idea, raddoppiare le ciotole, Dabbler! Ciao, Mila e Morful! Vi unite alla squadra? Sì! Certo, molto volentieri! Grandioso! Orfol vuole squadra per lui! Sì! Dai, tira! Goal! 3-0 per la nostra squadra! Bella azione! Tocca a noi! Squadra Orfol! Nuova partita! Oh! A me, Orfol! No, no! A me! A me, a me, a me! Calcio non diverte! Noioso! Oh! Hai usato il potere magico di Dabbler, Orfol? Già! Orfol fatto squadra! Troviamo gli altri Orfol prima che combinino qualche guaio! Oh. Adesso, Morfol, trasformati subito in un elicottero! Morfol e Orfol, trasformatevi in due scavatrici per fermare Orfol! Ehi! Oh no! Morfol, trasformati in un motoscafo per prendere Orfol! Eccoli! Morfol e Orfol, verricelli per la cattura, forza! Uffa! Dabbler, fai sparire tutti i multipli di Orfol! Ciao, ciao, squadra Orfol! Troppi Orfol in giro, no, buono! Vieni nella nostra squadra! Squadra numerosa! Già, più si è, meglio è! Sì, evviva! Morfol, trasformati in un trenino con i binari! Forza! Andiamo a prendere Sara col nostro bel trenino! Oh? Ciao, Sara! Cosa stai facendo? Ciao, Mila! Ciao, Morfol! Sto uscendo per andare a trovare mio zio perché devo portargli una cosa molto preziosa! Allora ho un'idea! Potremmo usare Morfol il trenino per portarti da lui! Sì! Sarà una bella avventura! L'hai sentita, vero? Quella cosa molto preziosa presto sarà tutta per noi, i grandi banditi della ferrovia! Oh no, guarda! Morfol, trasforma i binari in un cerchio delle montagne russe! (Ride)
Mila, Morphle e Sara! Sono veramente felice di vedervi! Che ne direste di portare questi simpatici pinguini a trovare i loro amici al delfinario col vostro meraviglioso trenino? Ma certo! Saltate a bordo del nostro trenino, amici pinguini! Guardate! Ciao, Mila, Morphle e Sara! Sapete, sto andando a vedere la strepitosa gara di camion della città! Perché non salti a bordo? Possiamo darti un passaggio! Dici davvero? Vi ringrazio! Siamo quasi arrivati da tuo zio. Sei contenta, Sara? Non vedo l'ora di dargli quel regalo. È una cosa molto preziosa. Che meraviglia! Abbiamo messo le grinfie su quella cosa preziosa! Eh? Zietto! Ciao, Sara! Adesso voi due verrete con me. Niente furti nella mia città. Io sono il supereroe più forte del mondo. Infatti posso sollevare quest'auto senza problemi. Morphle, proviamoci anche noi! Io ho moltissimi poteri e guardate, so volare! Sì! Aiuto! Aiuto! Ma chi voleva soltanto giocare? Stia tranquilla, non morde! Voglio che lo porti subito lontano da me! Vada immediatamente via col suo cane, signore! Che esagerazione! Siete stati meravigliosi, supereroi! Che devo ringraziare per l'aiuto! Come vi chiamate? Io non le diremo i nostri nomi! Perché siamo i supereroi mascherati e vogliamo che le nostre identità restino segrete! Restituite i trofei, furfanti! Sono i primi trofei della nostra vita, non ve li ridaremo! Sì! Adesso sono ufficialmente il ballerino di danza classica più bravo della città! D'accordo, va bene. Potete riprendervi i vostri trofei. No, no. Tenete pure quello che ho in mano. Vediamo, dice...
i più bravi a farsi catturare! Siamo campioni di qualcosa, finalmente! Sì. Eccoci qui in diretta con le persone che hanno salvato i trofei della città dai banditi. Abbiamo una sola domanda da farvi. Chi siete voi? Non possiamo dirvi i nostri nomi, perché noi siamo i supereroi mascherati e le nostre identità restano... Io sono Troy! Io sono April! Morto! Gelato! Non dimenticarti che se mangi troppo gelato, per un po' di tempo perdi il potere di trasformarti! Ho scordato il borsellino! Gelato! Paga lo zio Yorn! Cosa? Veramente non ho un soldo, Winston! Io pensavo che li avessi tu! Se non sei in grado di pagarmi il gelato, lo dovrai rubare al gelataio! Io lo voglio, capito! Ehi, attento! Il camioncino sta spargendo... salsa al cioccolato dappertutto! Oh no, che disastro! Mila! Mila! Fermi, ladri! Morphol, trasformati in un... Papà! C'è qualcuno che ha sete? Ho portato dell'ottimo succo di mela dalla fattoria. Papà, i banditi hanno il camioncino dei gelati e Morphol era a bordo. Oh no! Corriamo a salvarlo! Ci serve l'aiuto di un animale magico. Grav! Eccolo! Lui solleva le cose. Eccoli là! Morphol! Trasformati in un elicottero! Oh no! Morphol non trasforma! Oh, Morphol ha mangiato troppo gelato! Ascolta, Grav, sollevaci per farci superare il traffico! Resisti, Morphol! Arriviamo! Grav, sollevaci al di là del fiume! Il gelato è esaurito. Oh no! Non è rimasto neanche un gelato. E tutti i bambini sono così accaldati. Io ho avuto un'idea. Papà, possiamo dividere il succo di mela con loro? Sicuro! Bella trovata! Morphol, trasformati in una macchina per granite. Ha un gusto davvero delizioso! Sono certo che d'ora in avanti la offrirò anch'io! Evviva! Morphol, trasformati in una macchina da corsa! Guardate, ragazzi! Ha una strepitosa macchina da corsa! Sai, anch'io ho una macchina da corsa! Vediamo dov'è. Eccola qui.
Anch'io ho la mia macchina da corsa! Oh, evviva, Morphle! Siamo primi, stiamo vincendo! Attenzione! C'è un... albero che blocca la strada! Morphle, trasformati in un canguro, presto! La mia macchina da corsa può superare gli ostacoli! No, non è vero! Le macchine di certo non saltano sopra le cose! La mia invece sì! Perché ha, vediamo... delle gambe robot! La mia macchina ha delle stupende ali di unicorno! Oh no, attenzione! C'è un mare di lava! Morphle, trasformati in un razzo spaziale! La mia macchina da corsa robot ha anche dei razzi super veloci! La mia macchina da corsa unicorno ha anche un corno magico che può aprire portali magici! Però vediamo se riuscite a fare meglio di questo! I razzi spaziali possono volare veloci! Più veloci di un fulmine! Oh! Ehi, ma dove sono Sara e Troy? Torniamo indietro, Morphle! Ehi, ragazzi, perché non avete finito la gara? Non possiamo stare dietro a Morphle, è troppo veloce! Ho una proposta! Perché non saltate anche voi a bordo del fantastico Morphle razzo spaziale? Ci stiamo tutti! Morphle, trasformati in un elefante e crea una bolla gigantesca! Credo che ti serva più acqua saponata! Ciao, Mila e Morphle! Bolla parla? Sembrava papà! La tua messaggio bolla era fantastica, papà! Ma come l'hai fatta? Con l'aiuto della magia di papà! Basta che parli in questo cerchio e puoi mandare un messaggio bolla a chiunque vuoi! Morphle, prova messaggio bolla! Mila! È una magia divertentissima! Provo anche Orphle! Ciao, Orphle! E va bene! Orphle ha preso Boba! Dobbiamo recuperarlo prima che scoppi una grossa guaio bolla! Voi e i vostri sciocchi scherzi! Ma non siamo stati noi due! Dobbiamo trovare Orphle e portargli via subito Boba prima che combini guai peggiori! Morphle, trasformati in un aeroplano! Vergogna, agente Freeze! Si scusi subito! Qualcuno ha rubato l'auto della polizia, non nella mia città! Morphle, fermo! Non ci passiamo! Ah! Oh, oh,
prendiamo quella scherzo bolla. Morphle, trasformati in un cuscino. Boba, fai una bolla intorno a Orful. Scherzetto bolla. Guarda, Morphle, ho trovato un uovo colorato. Wow, Morphle colora uovo, Morphle colora uovo. Sì, trasformati in un pennello, forza. Sono sicuro che quelle di dinosauro siano molto grandi. Dinosauro? Sì, papà ha avuto un'idea fantastica. Oh. Andiamo a cercare uova di dinosauro da colorare. Wow! Ecco, Triceratopo! E ha un uovo, guarda! Buongiorno, signora Triceratopo. Possiamo colorare il tuo uovo? Ta-da! Il tuo uovo è colorato, ti piace? Oh no! Vuoi forse che coloriamo anche il tuo uovo? Wow! Dobbiamo darci da fare, Morphle! Già! Dinosauri felici! Sì! Triceratopo, è un cucciolo di pterodattilo, Morphle. Uova scambiate! Non preoccuparti, Morphle e io andremo a cercare il tuo cucciolo per riportartelo. Sì! Morphle, trasformati in un elicottero! Guarda chi c'è laggiù! Scusaci tanto, pterodattilo. Abbiamo scambiato le uova. Ecco qui il tuo cucciolo. Ups, ti abbiamo riportato il tuo cucciolo. Ecco. Già! Dobbiamo riportarlo subito alla sua mamma! E siamo giusto in tempo! Guarda! Tra pochissimo saremo di nuovo a casa nostra! Oh, eccovi ragazzi, sarete felici di sapere che c'è un regalo per voi. Wow! Sei pronto a colorare quest'uovo gigante? Sì! Morphle, trasformati in un grande drago.
Non preoccuparti, Morphol riavrà tutti i suoi poteri fra pochissimi secondi. Lui è Nulli, è il nostro nuovo animaletto magico. È in grado di togliere per 10 secondi i poteri agli altri animaletti magici. Per questo non posso tenerlo qui al negozio degli animaletti magici. Potete tenerlo un po' d'occhio per me? Ma certo, papà! Potremmo giocare a nascondino tutti e tre insieme! Ok, a più tardi! Hai sentito, vero fratello? Grazie a questo nuovo animaletto, finalmente sconfiggeremo Morphol! Oh no! Morphol, trasformati in un gigantesco robot! Stavolta non vincerete! Dove sono finiti? Quel frigo è parecchio rosso, non ti sembra? Colpisci! Vi abbiamo scoperti! Scappiamo, Morphol! Morphol, trasformati di nuovo in qualcosa che possa nasconderci! Morphol ancora non può trasformare! Oh no! Ora dobbiamo aspettare! Stavolta non fuggirete! Morphol, trasformati in un... Non potete fare più nulla! Uno specchio! Adesso siete voi che non potete usare i poteri magici del nuovo animaletto per 10 secondi! Oh no! Morphol, trasformati in un gigantesco robot! Corri, stai in piedi! Aiuto, scattiamo! Si può sapere cos'è tutto questo chiasso? Oh, buongiorno, signor Vandibus! Stiamo costruendo una casa sull'albero. Diventerà il luogo del nostro club dei giochi. Un club dei giochi? Su un albero? Ma questa è una sciocchezza! E poi, costruire una casa su un albero non è facile. Sono sicuro che non ci riuscirete. Io invece penso che ci riusciremo e sarà stupenda. Ci può scommettere. Allora... Per prima cosa dobbiamo fare in modo che tutte le assi siano della stessa misura. Mi sembra che le forbici non siano abbastanza per tagliare il legno. Morphol, trasformati in una sega! Ora raduniamole tutte insieme. Guarda quei due ingenuoti batti! Può darsi che ci servano dei chiodi per questo. Morphol, trasformati in un grande martello! E comunque non sembra affatto una casa sull'albero! Ma non ha neanche il tetto, per favore! Beh, così non è poi tanto male! Lo ammetto! E adesso non ci resta che trasformarla in una vera casa sull'albero! Morphol, ora devi trasformarti in una gru! Gru! Sì, gru! Gru, gru, capito? Evviva! Bene, bene, bene! Guarda un po' lassù, Bucky! È una casa sull'albero a tutti gli effetti! Un attimo! Qual è la password per entrare? Morphol non lo sa! La password per entrare è Morphol! Morphol! Sì! Evviva! Sì! Quella
è proprio la casa sull'albero più bella che abbia mai visto nella mia vita. Coraggio, Morphle! Andiamo a chiamare anche April e Troy. Così faremo una festa nella nostra nuova casetta. Dimmi qual è la password per entrare. La password per entrare è Morphle. Sbagliato! Quella è la password per entrare nella vostra casa. Se non conoscete la password per entrare nella mia casa, beh, resterete fuori. Beh, allora ci metteremo a fare un picnic sull'erba invece di fare una festa nella casetta. Ehi, ciao, Bucky! Vuoi fare un picnic con noi? Posso entrare nel vostro club anch'io? Ma certo, signor Vandibus! Che meraviglia! Allora perché non spostiamo la festa in questa bella casetta? Bello! Deve essere divertente! Lo è! Ma purtroppo ho rotto il mio pennello più lungo e non riesco più ad arrivare in alto. Possiamo aiutarti noi! Morphle, trasformati in un camion dei pompieri, così potrai sollevarla! Oh no! Ho finito il colore! Devo procurarmene dell'altro. Tanto potrei dipingere io! Puoi colorare quest'area, però guarda che questa è la mia opera migliore, quindi non sporcarla e rimani dentro alle righe. Senz'altro! Potete fare la guardia al murale per me? Certamente! Morphle, trasformati in un pennello! Oh! Abbiamo dimenticato di dar da mangiare agli animaletti magici! Morphle, trasformati in un'auto da corsa! Morphle dipinge! Sì! L'avete rovinato! Questo era il mio capolavoro! Non siamo stati noi, ma scopriremo il colpevole e rimedieremo! Morphle, trasformati in una lente d'ingrandimento! Morphle, dovevo immaginare che fossi tu! Dobbiamo ripulire quel murale, ma prima dobbiamo ripulire bene te! Vieni qui! Come facciamo a infilarlo dentro la vasca? Trasformati in un delfino! Morphle piace bagno! Morphle pulito! Ma ora dobbiamo andare a pulire il muro della pittrice! Ci dispiace per quello che è successo, ma abbiamo scoperto chi ha fatto il guaio e ora ti aiuteremo a ripulire! Prima c'è una cosa che vi devo dire. La vostra creazione mi piace da impazzire!
Mi aiutereste a fare un altro murale? Oh! Colorare fuori dalle righe è proprio divertente!